è stato scritto con Nicola Piovani. Prima di lasciare suonare il maestro Piovani, due cose volevo dire, se mi permetti, insomma, spero non, insomma, una riflessione. Nicola Piovani oggi è Nicola Piovani, il premio Oscar che tutti conosciamo. Anche ieri, sai? Anche ieri. Ma allora, quando Fabrizio De André insomma, fece questo incontro, tu avevi 20, poco più di 20 anni. 22. Quindi voglio dire, ho trovato sintomo interessante della curiosità. Fabrizio De André per gli incontri sì, professionali. Sapeva già che Nicola Piovani era un Oscar. Perché era anche spericolato. No, mi dice appunto, come avvenne quell'incontro musicalmente? Ma nel modo più lineare, mi ha telefonato a casa e mi ha chiesto se volevo fare gli arrangiamenti per un disco che doveva fare, che era questo Sporrive. E poi cominciando a lavorare... mi ha fatto vedere il testo di una canzone che secondo lui non era musicabile, che era Il Medico. Io provai a musicarla, è quella che è rimasta, e allora mi ha chiesto di scrivere anche le canzoni per quel disco, e così. Proprio in maniera semplice, non ci sono aneddoti particolari. Siamo stati tutti molto colpiti dall'aver visto il suonatore Jones, anzi ascoltato il suonatore Jones nel luogo in cui era stato immaginato. Io mi sono emozionato, quindi non parlo... con grande facilità del suonatore Jones, anche perché di tutti i pezzi che abbiamo fatto insieme, questo è quello più toccante, quello che suoniamo la sera in teatro, quello legato a ricordi di quelli che, come vedi, fanno venire la difficoltà a parlare. Facciamo così, allora introduci quello che gentilmente vi apprestate a fare insieme al quintetto. Facciamo quartetto, in quintetto. Una piccola suite sul tema dell'introduzione della storia di un impiegato, sì, che altro disco che CD, che l'album che abbiamo fatto dopo l'album che ti fatto dopo Spoon River. E poi una sorpresa, no? Poi una sorpresa, Nicola Piovani, grazie. Noi andiamo a ascoltarlo qua, ben seduto. Thank you.
quando in anticipo sul tuo stupore verranno a chiederti del nostro amore, a quella gente consumata nel farsi da retta un amore così lungo, tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro a rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai, non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni metteranno uno specchio per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi. Digli pure che il potere io l'ho scagliato dalle mani, dove l'amore non era adulto e ti lasciavo graffi sui seni, per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore, era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiata, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li han ridati sempre, come fiori regalati a maggio restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato il lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per gettarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti, lo sai. Ma senza che gli altri ne sappiano niente, dimmi senza un programma, dimmi come ci si sente. Continuerai ad ammirarti tanto da volerti portare al dito, farai l'amore per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa il whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. O resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere, o finalmente sceglierai.